Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la famosissima torta Lind. Una torta finissima, di alta qualità, ma soprattutto se la farete anche una sola volta nella vostra vita la replicherete tutti i weekend perché è favolosa. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 150 g di cioccolato fondente Lind, 100 g di farina, 100 g di zucchero di canna integrale biologico, 3 uova intere, 50 g di burro, un cucchiaino di lievito per dolci, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria assieme al burro. Mentre il nostro cioccolato si sta raffreddando, ora aggiungiamo in una bowl bella capiente le uova e lo zucchero. Ora montiamo il tutto fino a creare una spuma leggera. Finiti di montare uova e zucchero, ora aggiungiamo al tutto il nostro cioccolato. Che mi raccomando deve essere già a temperatura ambiente, non caldo. Molto bene. Fatto ciò, aggiungiamo al tutto la farina. Il sale. L'essenza di vaniglia bourbon e mescoliamo per bene e per ultimo aggiungiamo il lievito. A questo punto mescoliamo il tutto per bene. Finiti di amalgamare alla perfezione tutti i nostri ingredienti, ora mettiamo un secondino il nostro impasto da parte perché vi dobbiamo illustrare che teglia scegliere per questa ricetta. Per questa ricetta noi utilizziamo una teglia con il fondo rialzato, che abbiamo già imburrato e infarinato. A questo punto non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto nella teglia e cuocere il tutto a 160 gradi, forno ventilato per 15-20 minuti. E mi raccomando, fate la prova a stecchino che è importantissima in questa ricetta. E mi raccomando, distribuite anche bene su tutta la superficie il nostro impasto. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta. Ora però la dobbiamo mettere un secondino da parte perché ci dovremo occupare della glassa che andrà a ricoprire il vuoto. Per la glassa ci serviranno 100 g di cioccolato Lind al latte, 50 g di cioccolato fondente Lind, 150 g di panna fresca da montare non zuccherata, 30 g di burro a temperatura ambiente. Per prima cosa versiamo in un pentolino la nostra panna. E la lasciamo a cuocere fino a sfiorare l'ebollizione. La panna ha sfiorato il bollore e ora aggiungiamo il cioccolato. Ora mescoliamo per bene e facciamo sciogliere il tutto. Fatto ciò, aggiungiamo il burro. E mescoliamo per bene. Abbiamo trasferito la nostra torta su un piatto da portata e ora non ci rimane altro che riempire il nostro cavo con la nostra glassa. Finite di aggiungere anche la nostra glassa, mettiamo la nostra torta in frigo per circa 2 ore prima dell'utilizzo.
Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta appena tirata fuori dal frigo, che spettacolo! E per dare un tocco sprint alla nostra torta, aggiungiamo dei deliziosi lamponi che ci stanno veramente da Dio insieme alla nostra torta. Ed ecco la torta Lind con la nostra aggiunta di lamponi pronta! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di torta! Assaggiamo. Paradisiaca! C'è questo sofficissimo pan di Spagna, poi c'è questa glassa al cioccolato che si sposa benissimo con i lamponi. Insomma, veramente, quando mangio delle torte così, io mi sento in paradiso e questo è veramente il momento giusto. Insomma, è una torta buonissima, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e ora non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!